Lei è ministro degli esteri dell'Italia, in precedenza era vice premier. Si sono giocati o si sarebbero giocati dei rapporti non trasparenti tra Stati Uniti e Russia proprio a Roma, proprio in casa nostra. Ci sono due vicende, una del Presidente del Consiglio che quantomeno scivola un po', no? Perché non avvertire il Parlamento che il Ministro degli Esteri della Giustizia americana arriverà in Italia è quantomeno forse una scivolata, poi sentiremo la sua versione. Dall'altra parte c'è il Ministro degli Interni che va a Mosca e delle persone a lui vicine accreditate dal Viminale per partecipare a quegli incontri trattano, almeno così pare, una tangente. Quel Ministro degli Interni non va in Parlamento, ma il Presidente del Consiglio, che è lo stesso che dopo farà riceverà... Va in Parlamento a riferire per il Ministro dell'Interno, che non gli dà le informazioni. Lei è il Ministro degli Esteri. Allora, tutto quello che è avvenuto prima che io fossi Ministro degli Esteri. Certo. E l'altra cosa che le posso dire è non è che Conte si rifiuta di andare in Parlamento a riferire al comitato che si occupa del controllo dei servizi segreti, che è il COPASIR. Semplicemente non ha un presidente questa commissione, questo comitato. Sì, ma che adesso è fatto lei? La mia idea è che di Giuseppe Conte io mi sono sempre fidato e mi fido ciecamente. E ha sempre agito nell'interesse della nazione. Di Salvini, che per quanto riguarda Salvini, tutto quello che abbiamo visto di pubblico, per me non era un problema se lui fosse andato a riferire in Parlamento. Il fatto che non è andato a riferire in Parlamento ovviamente ha creato ancora di più la spy story, no? Come diceva lei. Ma da questo punto di vista aspettiamo che il Presidente del Consiglio vada a riferire al COPASIR e lì si spiegheranno tutto. Garantista.